A differenza di molti tuoi colleghi, bisogna darti atto e merito di non aver mai gridato a gran voce gli interventi sul mercato da parte dei tuoi dirigenti. Però qual è l'aspetto che più ti preoccupa della tua squadra attualmente, se ce n'è? Quello che mi preoccupa è quello che si perda, quello che si pensi di avere dei problemi, perché poi, cioè, perché i problemi ce l'hanno tutti, ce l'ha lei, ce li ho io e ce l'hanno loro. Poi è chiaro che qui sta poi nel riuscire ad avere le reazioni giuste, perché attraverso la conoscenza di quello che sei riesci ad avere una reazione, a determinarti quello che deve essere il tipo di reazione. Cioè, noi si sta insieme dalla mattina alla sera, poi io sto insieme anche con voi, mi sembra di volta in volta di conoscere sempre qualcosa di più. In base a questa conoscenza che si ha fra di noi, io riesco poi ad avere una reazione più forte per quello che vengo di volta in volta a trarre come risultato. Ecco, qui a volte si ha la sensazione da quello che si dice, da quello che ci è successo anche ora, perché poi le reazioni bisogna averle quando vengono fuori in maniera più pratica, i risultati, gli episodi. E invece sembra quasi che si respiri un'aria che sembra che ti voglia dire: guarda che qui funziona così. No, funziona così se io non faccio quello che, se delego o se lascio che le cose vadano avanti, se non ci metto mano attraverso quella che deve essere poi una presa prima di coscienza e poi di comportamento. Perché poi le cose bisogna risolversele. Quando noi si dice c'ha problemi lei, c'ho problemi io, è un gioco di parole, però funziona così, poi che io me le devo risolvere, io ci devo mettere mano e devo andare contro a questa tendenza, a questo modo di parcheggiare le reazioni, cioè non devo aspettare di subirle, perché io bisogna che faccia qualcosa, bisogna che risolva questa causa qui. Cioè, mi capita la palla per far gol, io non posso, se ha problemi di più, quando aspetti che i tuoi te le risolva qualchedun altro, insomma. Invece bisogna risolverseli da noi, ma non ce li risolve neanche. E questo qualchedun altro è anche questo fatto di ragionare del mercato. Io non me ne frega che poi dice: guarda, si comporta bene perché non parla di quelli che sono acquisti di mercato, che si potrebbe anche tutelare. No, io penso veramente che loro abbiano le qualità per fare questo. Ecco, ora che aveva le qualità l'avevano fatto vedere, perché si era fatto diversi risultati e si era fatta anche delle buone prestazioni. Secondo me ultimamente eravamo anche cresciuti abbastanza, poi ora siamo un po' ricaduti in quello che è una piccola involuzione di qualità di gioco e di conclusioni, perché abbiamo fatto anche poche conclusioni stasera, però quelle due palle gol, insomma, vanno fatti, perché ti capitano, te le crei e vanno fatti, perché se non fai quelli poi il cui funziona così gli dai ancora più peso, perché dice: sì, ora stiamo reagendo, eccola qui, questa ora è tua, perché te la devi risolvere te, questa causa qui ci sei davanti tu. Invece poi non riesci a risolverla, allora poi riabbassi ancora tutto, quella che è la convinzione di poterla portare a casa come partita e come risultato.
secondo me si è tenuto dei buoni ritmi. Anche il Milan, secondo me, ha giocato una partita su ritmi alti. Però poi ti capita la situazione per far gol, non lo fai, agli altri gli capita, gliela concedi e la sfruttano, come un po' ci è capitato nelle ultime due partite di campionato che abbiamo perso, perché io dico che come prestazione sbagliata non ce la vedo, non ce la trovo e non ce l'ho trovata perché l'ho riguardata bene, si è analizzata e se ne è anche parlato. Ecco. È chiaro che si vede che c'è un po' di, come dire, un po' di appiattimento di reazione, di credere di avere delle qualità dopo questi episodi che ti sono successi. Ecco. Si ha un po' di timore di ricadere in quello che. Ma poi ci ricadi a pensare di aver timore di ricaderci, perché funziona così. Invece le cose vanno fatte, bisogna dare una mano a quell'altro, bisogna conoscerlo meglio fino a che può fare, quando poi devo intervenire io, bisogna condividersi tutti quelli che sono i meriti e i difetti e i problemi, bisogna ridare forza a quelle caratteristiche e a quelle qualità individuali che si hanno, se no non saremo a questo punto del campionato. E rimetterle in vetrina, insomma, ecco. Qui davanti, l'ultima. Salve, mister. Già ha preceduto la risposta alla mia domanda, però continuo. Come mai un gol nelle ultime cinque partite non è da squadra di Spalletti? È solamente uno scadimento individuale del reparto avanzato o c'è qualcos'altro che è successo improvvisamente? Sì, no, ma i gol. I gol poi a volte si fanno, a volte si sbagliano, l'importante è riuscire a crearne, a farne poi di situazioni. Io ho sempre un po' mantenuto questo tipo di assetto perché mi sembra come oso qualche cosa di più, poi da un punto di vista di qualità individuale mi sembra che la squadra perda un po' di equilibri. Io non ho moltissimi risultati dove poi mi viene dettato che quella è la conclusione, però qualche cosa ci sta. Anche stasera ho tentato di essere un pochettino più offensivo, che ci ho messo mano, poi si è subito un po' più di palleggio, si è subito. Noi siamo una squadra che vive, poi ha fatto questa forza collettiva su degli equilibri sottili, perché i nostri equilibri sono abbastanza sottili, secondo me. Per cui di andare, come si suol dire, a buttare il cappello per aria, secondo me non lo possiamo fare con la mia squadra. Cioè, dire, metti questo che probabilmente tu hai più forza davanti. Sì, però poi mi ci vuole anche quelle che sono le coperture, quello che è poi un continuo comportamento di lavoro che dia poi forza al blocco squadra, ecco. E queste ultime partite, quando poi si è tentato di essere un po' più offensivi, è successo questo. Vorresti dirmi che ho tutti i meriti dei gol che si è fatto negli anni precedenti? Sono un cano. Prodotto e Sì, segnato. è vero. Probabilmente sì, però poi, come dico sempre, ho detto anche le volte precedenti, poi dipende molto da quelle che sono le qualità dei calciatori, perché anche quest'anno, se questi qui hanno fatto questi gol, hanno delle qualità loro, ecco. È un momento dove bisogna essere bravi a parlare in profondità di quella che è la possibilità che ha, di quelle che sono le conoscenze approfondite delle nostre qualità, sia mentali che tecniche,
ridare probabilmente un po' di freschezza alle gambe, perché poi ora non è che si faccia viaggiare la palla con velocità, ecco, ma viene un, come dicevo prima, sembra che tu respiri quest'area dove dire qui funziona così, viene un po' coinvolto tutto, e se hai paura di quello quando hai tentato di tenerli distanti, noi non si ricade indietro, non si, poi ti capita il primo problema, invece hai paura di ritornarci, tu devi perdere ma devi giocare le tue partite con le tue qualità, con la tua forza, con la tua convinzione, perché tu sei tu e non ti ci porta nessuno a giro per il mondo se non ci vai da solo, se non fai vedere che conosci come poter stare con le altre persone e non ti rendi conto che devi socializzare con queste persone, con queste componenti poi che ti circondano nel tentativo di fare strada, ecco, è così. Grazie, buonasera a tutti.